Susanna apre un po' le iniziative all'Arena del Mare, ma sicuramente è l'occasione per fare il punto anche su ciò che oggi è il porto di Salerno. Barbara, è un porto in continua evoluzione, con prospettive ambiziose che credo possa coltivare ragionevolmente, anche considerando che proprio in questi giorni è stato approvato un decreto in possesso in zona economica speciale che offre delle prospettive di sviluppo impensabili per il passato, concrete e realizzabili. La ZES l'ha scritto a merito del governo, parte dal Mezzogiorno, è una scelta radicale, una scelta credo lungimirante, e dà le opportunità possibili alla nostra realtà portuale di pensare in grande e mettersi di nuovo in movimento, così come è stato negli anni scorsi. Voi sapete che Salerno ha una sua prerogativa importante dal punto di vista portuale, perché già aveva e dà una realtà portuale assolutamente dinamica, che in qualche modo rappresenta un vanto e una capacità operativa ed economica ampie ed impensabili in vista delle dimensioni e la giacitura topografica del porto. In tutto questo le maestranze, gli operai, gli imprenditori, i sindacati e quanti altri lavorano all'interno del porto hanno formato una famiglia virtuosa che è riuscita a farsi spazio e crearsi un patrimonio reputazionale importantissimo a livello nazionale. Ora all'interno dell'autorità, ora noi abbiamo Francesco Messineo, che è il commissario straordinario per questo lasso di tempo che porterà Salerno a far parte integrante del sistema. Abbiamo Francesco Messineo, che è presente stamattina, che rappresenta una garanzia ulteriore per quanto riguarda le nostre prerogative e le nostre considerazioni all'interno dell'autorità di sistema. Credo che si va avanti in armonia e comunque saremo sempre attenti e vigili nella difesa dei nostri interessi, gli interessi intesi nel senso nobile della parola. Bene, queste sono delle considerazioni che noi faremo all'interno di un convegno che si terrà in apertura del sistema, che poi sarà completato da un concerto qualcosa di più leggero e forse più digeribile del concerto di Teresa Casale. Poi nell'Arena del Mare, che è l'autorità portuale a disposizione della città, si terranno una serie di eventi spettacolari importanti. Partiamo dal Polo Charlotte, che abbiamo illustrato qualche giorno fa nel corso di una conferenza stampa. Ci saranno invece delle altre iniziative che svolgeranno il loro ruolo lungo tutta l'estate salernitana, fino a concludersi il 3 settembre con l'Evergreen Peppino di Carlo, le persone con piacere che potranno ascoltare per dire qualche ricordo del giovanese. Ma nel corso di tutta la stagione ci saranno una serie di iniziative spettacolari, soprattutto aperte anche ai giovani talenti, che potranno guadagnarsi il diritto di tribuna, perché l'organizzazione si è disposta ad accogliere i talenti che vogliono proporsi, dando loro la scelta, la possibilità di esprimersi.